La fisica meccanica, che non ha nulla a che vedere con lui, è una parte della fisica che si occupa del moto e no, nemmeno della moto, non ho sbagliato. No, il moto è il movimento che può compiere qualsiasi oggetto. Anche noi siamo in moto costantemente, dato che la Terra è in moto e gira attorno a se stessa e al Sole. Alla base della meccanica ci sono i concetti di spazio e di tempo. Tutti noi viaggiamo nello spazio-tempo, e so che è un'affermazione fantascientifica e sembra tratta da un film sugli alieni, ma fidatevi di me, è così. Per farvi capire che non sto dicendo una stupidaggine, facciamo un esempio. Quando andiamo alla fermata per prendere l'autobus, ci stiamo muovendo e il tempo scorre. Ora, mettiamo il caso che siamo in ritardo e che magari mancano 5 minuti all'arrivo dell'autobus e siamo distanti un chilometro dalla fermata. Beh, quello che faremo sarà iniziare a correre, arrivando giusto in tempo. Bene, questo significa che tempo e spazio sono due grandezze collegate e che sono essenziali per descrivere un moto. Però questo non basta per descriverlo. È fin troppo generico perché non si capisce come si muove un oggetto, si capisce solo in quanto tempo compie il movimento. Se volete scoprirlo, ci rivedremo alla prossima puntata con le traiettorie.